Napoli, più giovane di Roma, in Sardegna, o a Roma, io che ho pubblicato tutti gli scritti, qua c'è, e via dicendo, Manzoni è stato ancora a Milano, mentre scrivevano, inventavano elettronisticamente una nuova musica, un nuovo suono, eccetera, badavano al suono, prima ancora che alle note, perché nessuno, e non a caso, pensateci un momento, quando mai vi siete sentiti insegnare l'ascolto, la questione dell'ascolto e la questione del suono? Se io, e poi questo lo ricordava Cicerone, per cui per secoli è stato sfottuto la retorica, è diventata una parola spregiativa, invece era responsabilità del suono delle parole, già allora, perché se io vi dico adesso parliamo di nono, voi pensate a nono, oppure adesso parliamo di musica, voi pensate alla musica, ma se io vi dico adesso pensiamo alla musica, voi pensate che Pestalozzi è impazzito, che la questione che la parola musica vi pone non è la musica, ma è la pazzia. E noi, certo, e noi abbiamo avuto sempre questo senso di responsabilità del suono a tutti i livelli, ritorno un accenno a Monteverdi 1600. Proprio precursore, lasciamo perdere. Ma questo lo dico perché? Perché è stato importantissimo e spiega anche le ragioni mai demagogiche, sempre reali, per cui il civico compositore che ho citato guidavano e costruivano una nuova musica, però abbiamo avuto, perché andavamo insieme, occasioni scelte e organizzate di andare nei circoli di fabbrica, nelle fabbriche, dove non mi perderò un accenno al pezzo della fabbrica illuminata di nuovo nel 1964, eccetera, nelle tavole, fra il popolo, alle feste dell'unità, a stare fra la gente comune, come si diceva loro, i lavoratori, quelli che non erano concepiti, qui prima ancora di essere ammessi al concertismo, o che al massimo erano ammessi in misura ridotta alla strada, in piedi, come in Pestalozzo, perché non avevo soldi come Fedegaro, compositore della nuova musica, andavamo insieme alla scala, là in alto, in piedi, perché insomma i poveri stavano in piedi anche nell'Ottocento, il ridotto era destinato al popolo a Milano, ma in piedi, invece sì, ma qui stanno saluti. E beh, le distinzioni, sapete, sono anche queste. E allora, nel 1945 viene avanti in Italia, ditemi se va bene come sto parlando, passando da una cosa all'altra. Vivo bene? No. Non voglio? No. Chi me lo dice? Tu? Io. Chi? Io. Un antifascismo per forza.
invece le femmine, pur laureate, non potete votare. Che falso. Scusa? Che falso. Le donne laureate per 12 colori. Questo non è questo.
destro che lui scambia sul giovane poeta che mette in ordine il materiale verbale nella fabbrica, nella parola vicino a Cogito, tra l'altro. Ecco, e gli operai, no, di Tassino, scusate, che aveva fiumi di 24 ore, per cui hanno scoperto, tra l'altro, i coniugi operai maschio e femmina, che una finiva alle 4 di notte, l'altra cominciava alle 4 e mezza, hanno inventato in fabbrica un giro del letto, perché non potevano fare lavoro, perché il lavoro di fabbrica. E ha fatto un testo per il bellissimo su cui lui ha scritto dei suoi massimi lavori. Era stato richiesto dalla radio per il Premio Italia quell'anno, quando Renzi, grazie al compositore, grazie, ha ricevuto questo testo, glielo ha rifiutato dicendo non può, come fa a me, pensare che si possa trasmettere un pezzo il testo è fatto da operare. E allora lui di Venezia ha avuto la sua prima alla Biennale Musica di Venezia, ma soprattutto alla Parola, che è organizzato dagli operai della Parola. Qui sono andati giù tutti e in una serata musicale che è venuto giù anche Pollini a suonare un concerto di Mozart e poi ci hanno chiamato mamma e me per andare su un sabato nel loro circolo culturale, dalle 2 a mezzanotte abbiamo parlato soprattutto mamma del suo lavoro di compositore, un altro pubblico. Questo riguarda anche tutti, ma in tutti gli altri compositori ci eravamo. Per esempio, nel 62 abbiamo fatto toccato in tutta Italia la musica nuova italiana che veniva accolta con una grande attenzione e interesse nelle fabbriche allora di sciopero, fra cui la Coca-Cola a Roma. Non mi viene in mente perché io non bevevo la Coca-Cola, invece io ho imparato a berla e a piacermi. Oppure giù a Taranto, Gigi ed io siamo andati nella quella pioggia in crisi, una fabbrica, allora, Taranto e Tarantina, a fare musica contemporanea. Ma questo non era qualcosa di personale, faceva parte di tutto un movimento di cambiamento che investiva anche le altre musiche, perché una delle cose che da subito la musica nuova italiana ha musicalmente cambiato è, voi siete tutti infinitamente più giovani di me, non potete ricordare la divisione del lavoro. Io sono cresciuto in una scuola paese liberale fascista fino alla media e non io, Luigi Pestalozzo, tutti i miei coetanei pensavamo che la cultura fosse cosa un'arte solamente italiana perché non ci parlavano tanto e mai nessuno per quanto riguarda la poesia e la letteratura ci ha parlato del fatto che poeti e letterati nel corso della storia musicale avevano collaborato con musicisti. La divisione del lavoro faceva parte del dominio, ovviamente, e allora si diceva giustamente, di classe. E cioè tu devi imparare ma non versare, uso le parole della mia maestra Ottolina in terza elementare, quando io ho fatto un'osservazione che non funzionava con la cultura dominante. Tu sei qua per imparare, non per pensare. Indimenticabile il gesto della mia maestra Voltorina, di dico il nome perché non me lo sono mai dimenticato, quando io dicevo, ma l'ho pensato io quello che ho detto, perché metto che ti mette le parole in bocca,
maniera particolare ma non univoca, considera la scuola di Vienna, che scelte Weber fondamentale per uscire dal dominio delle 12 note, però con molta attenzione, alcune attraverso l'Ottocento, ci possono segnare del bisogno di uscire dalla prigionia duplice. Una delle 12 suoni ammessi, che sono quelli che sul pianoforte stanno tra i tastinianti e i tastinelli, no? 7 e 5. E l'altro dalla forma prestabilita, cioè la forma sonata, la forma fuga, eccetera. Per cui, per esempio, una scoperta che noi abbiamo fatto in via rottura con l'insegnamento e il senso comune musicale dominante è che gli studi di Chopin alle 20 dell'Ottocento erano studi. Per cui, questo me lo ricordo personalmente, lo studio sui tasti neri non erano pezzi di bravura, perché erano dei pezzi che ti insegnavano a suonare il pianoforte, non in maniera virtuosistica, ma in maniera particolare, non a caso Liszt, era interessatissimo di Chopin, cioè un grande innovatore come Liszt del linguaggio musicale, no? Per cui una cosa che noi abbiamo scoperto è che lo studio sul tasto neri voleva dire due cose. Uno, che tu usi 5 note su 12, cioè esci dall'ordine obbligato dei 12 suoni. E due, non è tanto soltanto che tu non devi scivolare dai tasti neri alti sui tasti bianchi bassi, ma che è un pezzo scritto su 5 note, non su 12. E quindi, quando alla fine del secolo Debussy si tirerà su 6 note, o segna la stessa direzione, ma e cioè uscire dall'ordine prestabilito dei 12 suoni. Per cui, guardate bene, che la musica nuova che comincia a nascere con questa attenzione al sociale, la comunicativa agli uomini, no? Per cui noi non sopportavamo le categorie dell'arte e del genio. Siccome Beethoven è un genio, sta là in alto come un buon Dio, e quindi non ci ragiono sopra, non mi fa pensare. Io dicevo la sua arte con la maiuscola. Ci interessava appunto di più il concreto, il terreno, ci interessava particolarmente come conferma di quello che pensavamo, un compositore come Liszt, che attraverso tutto l'Ottocento aveva composto una nota che era conoscenza. Pensate alle sue parafrasi che attraversano tutta l'Europa, e che va da Grieg, Giovanni Grieg, a Giuseppe Verdi, non c'è l'eurocentrismo, il germanocentrismo, comunicano l'esistenza di Borodin, di Grieg in Svezia, di Borodin in Russia, eccetera, o di Verdi in Italia. E quindi Liszt c'è stato un insegnamento totale che io andavo una volta, cioè sono stato già tre volte musicalmente in Ungheria, nel socialismo, ho fatto amicizia con un giovane Kurter che ho portato in Italia. Io che sono bravo, guardate, io che avevo un contesto in cui sapevo che lo potevo far eseguire, ecco, un giorno mi dice: ti voglio fare un regalo, sono venuto a studiare anche Liszt, che riguarda Liszt, due pezzi che hanno fatto di Liszt, che in Occidente, quindi in Italia, non sono mai arrivati perché non li hanno mai venuti. Mi porta e mi regala due pezzi che si intitolano, gli ultimi due per pianoforte di Liszt, pezzi senza tonalità.
soltanto contribuire alla costruzione di un altro pubblico insieme con l'ARCE, insieme con tante organizzazioni democratiche che badavano molto intensamente alla musica, anche alla musica, ma rompendo, pensate che significato ha la rottura della divisione musicale nel caso dei generi musicali. Nel 1932, nello statuto dell'EIA, fascista, il fascismo ha una paura diabolica, visto che il diavolo è stato concepito come figlio di Dio, come intelligente come Dio, bravo come Dio, capace come Dio, ma incaricato di fare male. Quindi, con il diabolico paura, il fascismo scandisce la musica in musica seria, che sta da Beethoven in alto, e musica leggera, prendeva anche grandi jazzisti e grandi autori di popola musica, eccetera, che erano su musica secondaria, la musica della gente fuori dall'attenzione sociale. E quindi noi compiamo questo modo di concepire il pensare, il fare e il comunicare musicale. Quando dico noi, non prendete in considerazione me, prendete in considerazione fondamentalmente i grandi protagonisti. Ma mentre, vediamo se riesco a trovare qualcuno, ma qualche cosa faccio per parlare di appunti, ci ho lavorato per giorni e giorni, ma sto parlando degli anni 60 e 70. C'è qua, no, questi sono altri, adesso vi dico. Pensate com'è significato, viene qui, com'è significativo, che Emilio Iona, è uno che di professione di guadagno fa l'avvocato, ma che si è sempre scientificamente occupato di canto popolare e che ha compartecipato alla nuova nascita dello studio del canto popolare, ma anche alla musica nuova, per cui con Manzoni ha scritto diversi testi per opere della lavoro teatrale di Manzoni. Ma qua io ricordo che Emilio Iona, mentre raccoglieva il Consiglio di Torino, come anche Sergio Provoci, canti rivoluzionari della guerra civile spagnola e di quella di liberazione, scriveva contemporaneamente per Giacomo Manzoni il libretto della sua prima opera, che è scritto nel 1958, La sentenza sulla rivoluzione cinese. Ora guardate che il caso di Manzoni, Giacomo Manzoni in Milano, è molto significativo perché due cose. Lui è il solo compositore della nuova musica che parte direttamente dalla dodecafonia. Qualche modo anche il vicino romano moderno, ma emancipandosi subito in qualche maniera. Però nel 59 Manzoni
nasce a Torino Pantacone, che è il movimento di cantautori che vogliono cambiare la canzone corrente d'uso mercantile, e scrive una canzone per cantautore dove l'autore del testo è Franco Frattini. E quindi c'è una collaborazione fra letteratura e musica molto interessante e molto significativa. Come significativo è, mentre io nel Barocchi raccolgo il canto fascista di Spagna e i canti algerini della guerra di liberazione algerina, per dire come la guerra di liberazione italiana in quanto antifascismo comporta con sé l'attenzione alle guerre di liberazione che sono di cambiamento. Bisogna sempre non dimenticare che nel mondo, su tutta la terra,